ragazzi, oggi è giorno di assemblea, come avete visto sicuramente nel video che sto di ieri, quindi che sto pubblicando adesso. Infatti stavo studiando chimica, come potete vedere, questo libro di chimica, questi vari appunti, vari esercizi che sto facendo. Comunque adesso scappo perché devo andare ad apparecchiare, perché dobbiamo andare a mangiare e ci vediamo dopo. Allora, sono in bagno, sì. E non fate caso al casino, dato che mi sono appena fatto la doccia, quella del casino. Comunque, sto, come vedete, sono in divisa, pizza scout, questo qua è il maglione, camicia, fazzolettone, vedete, verde e nero, e poi pantaloncini corti. Ok, dovrei avere anche i calzettoni lunghi, ma adesso non li trovavo. Comunque, non è niente di ufficiale ciò che sto per andare a fare. Comunque andiamo al Capodanno bengalese. Se non vi ricordate di cosa sto parlando, vi lascio il link qui. Il Capodanno bengalese si svolge per circa 5 giorni. Siccome ha piovuto la settimana scorsa, hanno potuto solamente festeggiare 2 giorni, quindi questa settimana replicheranno per i giorni rimanenti. Quindi andremo a questo Capodanno bengalese per raccogliere un po' di statistiche che ci servono per il nostro capitolo scout, per la route nazionale. Se non sapete che cos'è la route nazionale, vi lascio il link qui sotto in descrizione, dato che è una cosa molto complessa da spiegare e il tempo in questo momento non c'è. Quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, sono al Capodanno bengalese e mi hanno lasciato solo al tavolino in cui stiamo raccogliendo le varie opinioni. Infatti guardate, vedete il casino che c'è? Ora andremo a cena e ci vediamo dopo, che devo tornare a casa e finire di scrivere alcune cose per il compito di domani. Allora, sto mangiando un piatto tipico bangladesh, non so cosa sia, una specie di riso soffiato. Riso soffiato, ceci e altra roba, spremuta di limone. Allora ragazzi, sono appena tornato, parlo a bassa voce perché è tardi. Niente, la serata finisce qui perché sono le 11 e sto andando a dormire. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e farmi sapere cosa ne pensate appunto di questo Capodanno bengalese. Come avrete visto è una cosa molto carina e molto diversa da dalle cose che facciamo normalmente. E ci vediamo nel prossimo video.